vi fornirò questo file dronisport.zip, azioni di attivazione dei due delle due dronisport.bat, eccolo qui, doppio clic, la seconda parte, la seconda e ultima parte dello script. Flight Mode Dronisport, inserisci il codice di attivazione per il tuo ID, già attivazione riuscita, riavviare l'app. Poi abbiamo il modello Dronisport, che comprenderà anche il Dronisport. Signori, buongiorno, benvenuti a questo video tutorial. E questo è dedicato ovviamente a tutti gli amici e clienti Dronisport che avranno il piacere di installare l'app, anzi le due app in italiano, per il loro Typhoon H, diciamo 480, quindi si parla della versione Advanced Pro o Pro RealSense. Quindi queste app funzionano su tutti e tre i modelli. Ora, partiamo da una situazione tipica, quindi questa è l'app originale. Ovviamente, come potete vedere, è tutta in inglese. Si parla della 10045, va bene, quindi sull'ultimo firmware per l'i7-16 che è il B30. Quindi si parte, insomma, più o meno tutti quanti partiamo da questa situazione. Allora, dobbiamo dotarci di un banale cavo USB che ci servirà per collegare la nostra i7-16 al PC, deve essere un PC Windows. E possiamo anche spegnere il drone, non ci serve assolutamente acceso in questo momento, quindi abbiamo soltanto l'i7-16, potete rimanere anche nell'app, non importa, è un PC Windows. Ora vi fornirò questo file dronisport.zip. Allora, il file è sul desktop, possiamo scompattarlo. C'è una password che verrà inviata a tutti gli amici insieme alle varie chiavi di attivazione delle due app. Allora, dovrebbe aver creato una cartella Dronisport, eccola qui, possiamo aprirla. Allora, innanzitutto, quindi vi ricordo, abbiamo il PC connesso con il cavo USB alla vostra i7-16 accesa, va bene, non è ininfluente che sia dentro l'app Flight Mode o addirittura nell'home screen di Android. Il drone è assolutamente spento, quindi possiamo effettuare l'installazione dei tool con un banale doppio clic. Localizzate dronisport.bat, eccolo qui, doppio clic, perfetto, come vedete la i7-16 si è riavviata, quindi questo è il primo step. Dopo ogni reboot dell'i7-16, il sistema Windows intercetta lo storage proprio del radiocomando, quindi possiamo chiudere questa finestra, tornare in quella Dronisport e lanciare la seconda parte, la seconda e ultima parte dello script. Perfetto. In questo momento sta procedendo all'installazione dell'app Flight Mode Dronisport e successivamente la Drone Fly, quella dei Waypoint. Terminata questa installazione, viene effettuato un secondo riavvio della i7-16. Allora, la procedura è praticamente terminata, le due app sono state installate, adesso vanno attivate. L'attivazione avviene attraverso un codice di sblocco che vi verrà comunicato in seguito alla vostra comunicazione del codice generato dal sistema, dall'i7-16.
Ecco, subito dopo il riavvio viene eseguita già l'app in italiano. Ecco, benvenuto. Inserisci il codice di attivazione per il tuo ID. Quindi, nel caso della mia ST16, abbiamo questo numero. Perfetto. Possiamo scrivere un nominativo. Mi raccomando, siate precisi, altrimenti non riesco a darvi il codice giusto. Inseriamo la chiave di attivazione che viene ovviamente opportunamente codificata, nel mio caso dovrebbe essere questa. Ecco, già nel primo inserimento vi conviene copiarvi questo numero, a parte il fatto che vi consiglio di memorizzarvi sia il vostro identificativo, quindi nel mio caso 17292 eccetera eccetera, che la chiave di attivazione, quella che vi darò io per email o per via chat. Quindi vi consiglio di copiarvela perché la inseriremo anche nell'app, quella dei waypoint. Quindi se tappiamo, ecco, viene evidenziata qua in alto, possiamo, non so se vedete, c'è il copy, è la funzione classica di Android di copia. Dopodiché effettuo, quindi do il conferma. Ecco, mi esce un messaggio: attivazione riuscita, riavviare l'app. Clicco su esci. In realtà l'app viene riavviata. Perfetto, qui adesso dobbiamo fare tutta diciamo, l'attivazione, il binding del drone e della camera. Innanzitutto selezioniamo il modello. Perfetto, qui abbiamo il Typhoon H classico, quindi quello originale senza i waypoint. Poi abbiamo il modello Drone Sport, che comprenderà anche i waypoint, oltre ovviamente all'H920. Quindi clicco su Drone Sport. Come vedete, l'app è già tutta in italiano. Ora possiamo anche accendere anzi, prima di configurare il drone, io vi consiglio di attivare anche l'app dei waypoint. Quindi andiamo su Task Camera, vi comparirà l'icona dei waypoint a fianco alla Curve Cable Cam. Quindi questa è da qui si attiva l'app dei waypoint, quindi uscirà dall'app corrente flight mode per entrare. Ecco, anche qui la prima volta vi chiederà il codice di attivazione, che è praticamente identico. Quindi scriverò il mio nominativo. Qui banalmente posso fare l'incolla, il paste, per cui se io tappo qui su questo campo, esce il paste. Lo rifaccio, eccolo qui. Mi ha incollato, ecco, il codice di prima, chiave di attivazione che vi sarà arrivata per email o via chat. Do conferma e praticamente è attivata anche l'app dei waypoint. Perfetto. Lui esce, torna alla, diciamo, l'app, quella del flight mode. Se io rientro, non mi verrà assolutamente chiesta di nuovo la chiave di attivazione. Quindi in questo momento la ST16 ha le due app attivate. Perfetto. Qui ci sono già tutti i messaggi in italiano. Ovviamente per vedere le mappe devo connettere, diciamo, quest'app, devo connettere la ST16 a un hotspot wifi, altrimenti non si scarica le mappe. Comunque per il momento usciamo, procediamo con il bind. Ecco, uscire dall'app. Procediamo a questo punto all'accensione del drone. Non so se vi ricordate, comunque lo dico per tutti quelli che non l'hanno mai fatto, per effettuare il bind del drone, quindi indipendentemente dalla camera, dobbiamo
fare questa manovra lo dobbiamo oscillare un paio di volte a 45 gradi in avanti, quindi 1, 2, eccolo. Come vedete, il LED diventa arancione lampeggiante. Questo vuol dire che l'aircraft si è impostato nella modalità di link. Ok, a questo punto entriamo nelle impostazioni del sistema. Effettuiamo un aggiornamento qui e troviamo, come vedete, l'aeromobile. Clicchiamo sul modello ed effettuiamo il connetti. Connessione stabilita, per cui il drone è connesso con la ST16. Vi conviene, prima di effettuare il bind con la camera, vi conviene uscire. Quindi torniamo al menu principale, vediamo tutta la telemetria. Il flash arancione ovviamente è scomparso. L'aircraft è connesso. A questo punto possiamo procedere con la connessione della camera. Quindi torniamo sempre, lo faccio rivedere, impostazione di sistema. La camera è già qui, quindi la seleziono, connetti. La prima volta mi chiede la password della Wi-Fi della Cigo 3 Pro da 1 a 0, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Eccola qui. Per chi non se la ricorda, la password di default è questa. Do l'ok. Connessione stabilita. Allora, prima di tornare al menu principale, vi conviene scegliere, selezionare la camera corretta. Quindi lui ha il default sulla vecchia Cigo 3, noi dobbiamo andare sulla Cigo 3 Pro. Va bene? Do il seleziona. Installazione completata. A questo punto possiamo tornare nel menu camera e abbiamo sia aircraft che camera perfettamente connessi e configurati. Vi voglio far vedere una cosa, ci tengo particolarmente. Se torniamo nelle impostazioni del sistema, se andiamo sulle informazioni, ovviamente qui vedrete la app aggiornata, è la 1.0.0.45, questo vuol dire che è identica all'ultima versione, ovviamente con la personalizzazione Drone Sport per la lingua. E anche qui ho aggiunto, ecco, giusto per ricordarvi che è di Droni Sport. Perfetto. E a questo punto possiamo provare anche a connetterci al Drone Fly, quindi andiamo su Task Camera, Waypoint. Ok. Quindi switchiamo sull'app, quella dei waypoint. Ecco, come vedete in basso abbiamo qui la finestra della camera, quindi vuol dire che siamo connessi con il drone. Il nostro router. Perfetto, mi richiede la password. Si connette, per cui dovremmo vedere le mappe. Eccole qui, stanno arrivando. Faccio un esempio veloce. Vabbè, qui tutto l'help è in italiano. Aggiungiamo qualche waypoint, va bene, poi tutto il resto ovviamente lo conoscete. Quindi l'app è assolutamente funzionante, attiva. Bene, direi che siamo arrivati al termine di questo video tutorial. Facciamo un check di tutto. A questo punto posso spegnere la ST16, spengo anche il drone.
Ecco, i tempi di riavvio sono praticamente identici, non cambia nulla. Ecco qui, siamo già nell'app nuova. Menu tutto in italiano, tutti i messaggi sono in italiano. Ecco il bind con la camera. Perfetto. Per il momento è tutto, vi auguro ancora buon Natale, buone feste e ci vediamo, ci sentiamo in chat.